Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini. L'istituzione per dimostrare che il territorio è vivo, il quartiere di Affari, il quartiere di Bruzzano, il quartiere della Comasina, della Bovisasca, di Niguarda, guardandovi in volto vedo che tanti quartieri sono rappresentati dalla società civile, sono rappresentati dalle associazioni, tante associazioni che lavorano, che operano nel campo sportivo, nel campo culturale, arrivano da Dergano, il quartiere Isola, insomma tutta la nostra vasta zona ha voluto stringersi intorno al quartiere di Affari e a questa struttura, un gioiello del quartiere che è stato colpito così duramente settimana scorsa. È un segnale importante, una testimonianza forte che voi tutti volete dare insieme alle istituzioni, insieme ai partiti che così visibilmente si sono raggruppati intorno allo striscione del Consiglio di Zona 9. Abbiamo voluto dare un segnale, uniti, insieme, per dire che il territorio è nostro, che nessuno ce lo può sottrarre, che nessuno, chiunque pensi di poter venire qui e fare atti inqualificabili come quelli accaduti settimana scorsa, si è sbagliato di grosso. Il Consiglio di Zona, il Comune, i consiglieri, tutti vogliono dire che non è possibile, non verranno accettati mai gesti di questo tipo. Ed è importante per noi come istituzione territoriale vedere che la reazione c'è stata così ampia. E devo dire, come dicevo all'inizio, davvero commovente, perché troppo spesso si dice non si reagisce davanti a questi atti. La serata di oggi invece è la dimostrazione che quando si vuole, quando si può, i cittadini uniti sanno dire fortemente no, no a situazioni del genere e invece sì. Brava. Utilizzati per essere luoghi di aggregazione sana, in questo caso luoghi sportivi, ma lo stesso vale per i luoghi culturali, per i luoghi sociali, tutti i luoghi dove le persone, giovani, anziani, adulti, possono ritrovarsi per vivere il proprio quartiere, perché non siamo quartieri di periferia, siamo quartieri forti, quartieri che quando l'istituzione chiama sanno reagire. E un ringraziamento va a tutte le persone, come dicevo prima, che hanno aderito alla nostra iniziativa, e un grazie va al Comune che è qui rappresentato dagli assessori Visconti, dall'assessore Granelli, dai consiglieri comunali che si sono tutti stretti intorno a noi. E oggi negativo. E questa mattina, questo pomeriggio, quando parlavo con il sindaco Giuliano Pisapia, che ha dato testimonianza di solidarietà e attenzione rispetto a quanto è accaduto, diceva proprio questo: l'amministrazione si stringe intorno alle persone che vogliono lavorare per il bene del territorio. Ed è per questo che adesso passerò la parola ad Antonella Loconsolo, vicepresidente del Consiglio di Zona 9, che a nome del sindaco, del sindaco Giuliano Pisapia, leggerà il messaggio. Purtroppo il sindaco non ha potuto partecipare di persona, ma credo che portare il proprio saluto, il proprio messaggio di solidarietà e vicinanza sia un fatto estremamente importante. Quindi io vi ringrazio, passo la parola al vicepresidente del Consiglio di Zona e poi... si susseguiranno altri interventi proprio per dire che siamo qui insieme e insieme possiamo fare grandi e tante cose. Non siamo un partito, non siamo una casta. Bene, siamo